In diretta dallo studio di Mattarella stiamo per trasmettervi le consultazioni per il nuovo Presidente del Consiglio. Pare che tra i candidati e i consultati ci sia anche Begolino. Sì! Begolino! Amici, benvenuti! Ci siamo! Benvenuti alla Begolino TV! Mazza, che te, vieni un po' in qua, scusa, sì. Perché devo fare... Aspetta che mi metto qua di fianco a te, più alto come sempre, sì, eccolo lì, perché devi sempre fare il gioco ignorante della bassa. Che meraviglia! Ma io divento sempre... Scusa, avevamo anche la sigla noi di Begolino? Sì, fai con la sigla, intanto io mostro un dolce fantastico, sì. Eccolo qui, guarda, no, si vede la mazza, eccolo così. Vai, sigla Begolino TV in Animation Graphics. Questo è, cos'è, 3D questa? 4... Sì, no, è 4D. Supera Ultra HD. Ultra 4 HD. Dita fra l'altro piene di Nutella. Sì, ecco. 4 dita piene di Nutella. Perché? Vai. Perché abbiamo questo dolce che ha inaugurato in pratica la gara tra pietanze cibarie portate dagli ascoltatori ospiti della strana coppia. È vero. È un come si chiama questo? Un tronco, il tronchetto della felicità, il tronchetto pieno di Nutella. Fatto dalla nostra ascoltatrice di questa mattina. Ecco. E arriva, come si chiama? Non mi ricordo più. Vado a prendere il foglio. Ma come te lo stai dimenticando? Tanto io pulisco la televisione più ignorante del mondo. Beh, certo. E lì pulisco qua la bocca di Begolino perché si è sporcato con la Nutella. Ecco, Simonetta! Simonetta, lo dicevo subito. Simonetta, infatti. Simonetta che stamattina ha inaugurato Natale con i tuoi. È stata carinissima, tra l'altro, meravigliosa. Lei, il suo... È quello che dorme con lei. Che tra l'altro ricordiamo, lei è la vincitrice dello Zecchino d'Oro 1971. Sì, esatto, con la canzone Il caffè della Peppina. Bravo. Suo marito è un barista, ma è vero. Si sono conosciuti prendendo un caffè. Ma è tutto vero, non stiamo raccontando. E il marito cosa gli ha detto? Te lo do io il caffè. Te lo faccio io il caffè. E poi vedi. Lei è stata la prima, ha portato questo dolce. Domani avremo altri ospiti. Natale con i tuoi. Cosa succede? Che noi facciamo poi in Begolino TV la classifica dei prodotti migliori che ci avete portato. Questo io darei un 8. Sì, dici? Perché è fatto in casa, buonissimo. Preciso, tra l'altro, non so se vedi, è precisissima il fatto del Simonetta è stata veramente meravigliosa. Solo che è alto, non si vede. Adesso non rovesciare addosso la telecamera. Eccolo qua, vedete ragazzi, la farcitura è precisissima. Quindi io darei un 8 al tronchetto di Simonetta. Sì. Vediamo quello che porteranno gli altri ascoltatori nei prossimi giorni. Aspetta che mi metto il berciucco anch'io. Ok, quindi... Sto veramente bene, guarda che c'è la curva qua che... Bella. Quindi vi aspettiamo, Natale con i tuoi, però prima abbiamo una sorpresa. Sì. Sentiamo il live del Caffè della Peppina con Simonetta che lo ricanta parecchi anni dopo, live su Radio Bruno. Eccolo qua, vai! Live! Arriva, Senti. Il caffè della Peppina non si beve alla mattina né col latte né col tè. Ma perché? La Peppina fa il caffè. Fa il caffè con la cioccolata, poi ci mette la marmellata, mezzo chilo di cipolle, 4-5 caramelle, 7 ali di farfalle, e poi dice che caffè! Rifacciamo gli applausi perché... C'è stata un'ovazione da parte dei nostri ascoltatori che hanno scritto, ragazzi, abbiamo i brividi. Grande, grazie Simonetta. Sì. Allora, Begolino TV vi lascia, era la puntata di oggi martedì, ci ritroviamo domani che è mercoledì. Vai. Ciao, Begolino. Begolino.